Tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati, saluto l'assemblea dell'onorevole Alberto Moroni, l'onorevole Centemero, l'intendenza di Roberto Trattasi, dottoressa Garino, tutti i relatori che arriveranno, saluto i parlamentari presenti della Repubblica Italiana. La Camera dei Deputati è veramente lieta di ospitare un evento che rappresenta un'occasione preziosa e anche, come dire, irrinunciabile per riflettere su un tema di grande attualità. La rapida e continua evoluzione della tecnologia sta modificando in maniera profonda i tradizionali assetti economici e sociali, determinando un mutamento in profondità delle nostre abitudini di vita. In questo scenario risulta decisamente rilevante la progressiva diffusione dell'intelligenza artificiale. Esso ormai ha raggiunto un grado di sviluppo tale da consentire, mediante modelli di tipo generativo, di riprodurre le attività creative proprie dell'essere umano. L'utilizzo sempre più pervasivo di questa tecnologia presenta scenari densi di potenzialità, ma al contempo di rischi, e questi rischi necessitano di essere opportunamente approfonditi. In proposito ricordo il lavoro che proprio su tali questioni stanno svolgendo diverse commissioni permanenti impegnate in indagini conoscitive. Tra queste, quella svolta dalla 10ª Commissione con l'obiettivo di analizzare le opportunità e le criticità del fenomeno nel nostro sistema produttivo. In tale settore il ricorso all'intelligenza artificiale può contribuire ad accrescere sensibilmente la competitività del Paese, incrementando la produttività e garantendo un uso più razionale delle risorse. Tuttavia, a differenza delle grandi realtà aziendali, le piccole e medie imprese spesso non dispongono di adeguate capacità finanziarie e umane per impiegare sistemi automatizzati così complessi. Questo divario tecnologico penalizza la base del nostro tessuto industriale e allontana l'Italia da altri paesi. Si rendono dunque necessarie politiche di sostegno all'innovazione con un'attenzione particolare alla formazione e alla ricerca. Una diffusione iniqua dal punto di vista economico, potenzialmente pregiudizievole per gli attori incapaci di adeguarsi prontamente al cambiamento, non costituisce l'unico pericolo insito nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi. Un ulteriore aspetto da tenere in debita considerazione riguarda le possibilità e le possibili minacce che ci sono verso l'occupazione. La capacità della tecnologia generativa di surrogare le competenze umane è infatti in grado di mettere a rischio numerosi posti di lavoro, tanto nei settori a bassa specializzazione, quanto in quelli ad alto contenuto cognitivo. Lungi dal rappresentare il nostro sostituto, l'intelligenza artificiale deve mantenere la sua natura di strumento destinato a servire l'umanità e non viceversa. Per realizzare tale finalità è indispensabile che essa risulti comprensibile, trasparente e partecipata. Attraverso un uso saggio e responsabile di questa tecnologia che metta sempre la persona al centro, sarà infatti possibile creare un futuro migliore per tutti. Per questo l'incontro di oggi, il convegno di oggi è fondamentale perché si interrogherà esattamente su questi punti, approfondendoli e dando delle prospettive. Se penso ad esempio al grande problema del tipo di personalità giuridica da dare all'intelligenza artificiale, ebbene a me vengono i brividi. Può un'intelligenza artificiale essere dotata di personalità giuridica? Nel momento in cui viene applicata a settori produttivi, che tipo di personalità deve avere? Chi ne risponde dal punto di vista della responsabilità? Chi ne deve rispondere non soltanto in ambito aziendale ma in ambito economico e sociale? Sono interrogativi profondi che però vanno affrontati ora e adesso, che i governi cambiano, ma i processi di cambiamento vanno governati e vanno governati dalle istituzioni prima che sia troppo tardi. Viviamo quella che oramai è stata definita una nuova rivoluzione industriale. Sapete meglio di me che le rivoluzioni industriali nel tempo si sono contraddistingue per essere distanti da loro, epoche che dal motore a scoppio avevano necessità di approfondire e dilungarsi per 80-100 anni prima di arrivare a un'altra rivoluzione industriale. Viviamo una rivoluzione industriale a distanza di meno di 20 anni dall'ultima rivoluzione industriale.
I tempi del presente ci interrogano e ci obbligano ad avere una prospettiva futura nell'immediato. Siamo pronti per questo cambiamento? Chi non è pronto, chi non fa quegli investimenti, non soltanto in termini dal punto di vista quantitativo, ma qualitativo, rischia di perdere un terreno che nel caso di questa rivoluzione industriale determinerà un disastro non soltanto dal punto di vista della competitività, ma soprattutto legato alla capacità di vivere il mondo che dovremo vivere. E quindi con questo auspicio vi ringrazio molto.